Avevamo due scelte da fare dopo questi momenti orribili che stiamo attraversando e dopo il vedere la città un po' seduta sempre sulle solite cose, dopo tante e lunghe riflessioni abbiamo pensato di fare una proposta un po' più gourmet, un po' più a 360 gradi. La scelta di questo chef è ricaduta soprattutto nella completezza della sua professionalità, che spazia dalla panificazione fino ai dolci. Abbiamo impostato un progetto insieme, augurandoci che tutto questo possa piacere alla città, soprattutto ai commensali. Insomma, stiamo cercando di scrollarci un attimo di dosso due anni di stanchezza e di brutte notizie. Non che siano finite, però almeno diamo qualcosa, proviamo di dare anche noi il nostro piccolo contributo. La tradizione non mancherà, in chiave diversa, ma ci sarà anche tanta tradizione. Riporterò la lasagna a gocce d'oro, però a modo mio, cioè nel senso un omaggio a Zurla. Il tortellino non mancherà, con l'attenzione alle tecniche, alle cotture, cioè sarà la tradizione con l'assoluta perfezione. Pappagallo qui a Bologna, cosa significa per uno chef? Beh, significa tanta responsabilità, tanto orgoglio e significa comunque dover far bene per forza.